Bentrovati da Silvia De Sandi al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Un saluto agli amici che ci ascoltano sulle frequenze di Radio Bari. La difficile situazione politica nazionale in primo piano. Mercoledì il presidente Enrico Letta riferirà alle Camere. Intanto il PDL si spacca mentre Sinistra e Libertà apre a un possibile governo di scopo. Indignati e allarmati i cittadini baresi. Silvia Di Pinto ha raccolto per noi le loro preoccupazioni. La situazione politica nazionale è molto complessa, i ministri si sono dimessi, quelli del PDL, mercoledì Letta riferisce alle Camere. Che cosa ne pensate di quello che sta succedendo? Dove si è visto mai che in altri paesi fanno una sciocchezza, i ministri si dimettono, se ne vanno, qua dobbiamo stare per una persona, lui comanda tutta l'Italia. Lei è preoccupato? Ma sono preoccupato perché non vedo soluzioni, cioè non c'è nessuna soluzione, anche se andiamo alle elezioni io credo che le cose resteranno identiche a quelle che erano prima. Peggio di così non si può. Ma Letta che cosa può fare? Secondo me Letta sta facendo molto poco, potrebbe fare molto molto di più, ma quello che serve sono delle leggi impopolari e nessun politico le prenderà mai. Speriamo che c'è una piccola minoranza che si accoda a Letta e continuiamo ad andare avanti, speriamo. Ma la vedo difficile. Nella situazione in cui ci troviamo, avere diciamo, delle istituzioni che non ci rappresentano, comunque rappresentano l'irresponsabilità, in questo momento non va bene. Non me ne parli, guardi. Non so cosa pensare, guardi. Lei è preoccupata? Certo, penso come tutti. Ancora politica, elezioni subito, è quanto chiede Fratelli d'Italia. Oggi a Bari l'onorevole Guido Crosetto, che ha chiesto al centrodestra le primarie per le amministrative del 2014, ha lanciato la candidatura di Filippo Melchiorre. Silvia Di Pinto. Primarie bagnate, primarie fortunate, la formula ironica ma il messaggio serissimo, niente diktat dal PDL, il candidato sindaco per le amministrative del 2014 si sceglierà con il metodo tanto amato dagli avversari, le primarie di coalizione, altrimenti Fratelli d'Italia correrà da solo per conquistare la poltrona da primo cittadino. Il nome del candidato già c'è, annuncia il presidente nazionale, l'onorevole Guido Crosetto, ed è Filippo Melchiorre, consigliere comunale e che con Marcello Gemmato ha fondato la sezione barese del partito. Io mi auguro che proprio da città importanti come Bari possa nascere un nuovo centrodestra. Un nuovo centrodestra nasce se non ripetiamo a livello regionale gli errori che facciamo a livello nazionale. Ecco, non è che quello che Berlusconi rappresenta a livello nazionale in Puglia può rappresentarlo il mio amico Raffaele Fitto. Quindi se a me non va bene un re nazionale, figuriamoci uno regionale. Elezioni subito è quanto torna a chiedere Guido Crosetto, da sempre all'opposizione del governo delle larghe intese. Stanno deflagrando e c'è il tentativo di Letta di costruire un'altra maggioranza, non facendo alleanze con un altro partito, ma comprando qualche senatore in vendita o del Movimento 5 Stelle o dello stesso PDL, che non mi pare però sia il metodo per costruire un governo che abbia una reale capacità di prendere provvedimenti che incidano nel Paese e in qualche modo ridiano speranza a questo Paese. Tutto da rifare, cambia il GUP e viene azzerato il processo ad Antonio De Caro, parlamentare PD e delegato al traffico del Comune di Bari, e ad altri 7 imputati. De Caro è accusato di un tentativo di abuso d'ufficio relativo alla presunta sponsorizzazione presso l'allora assessore tedesco di un proprio parente impegnato in un concorso indetto all'ARPA. Il processo era in fase conclusiva stamani, però il presidente facente funzioni della sezione, il giudice Antonio Diella, ha comunicato in udienza alle parti che il procedimento sarà assegnato a breve ad un nuovo giudice. Questi dovrà rileggersi gli atti, ascoltare le discussioni di accusa e difesa ed emettere sentenza. Si tornerà in aula il 14 ottobre. La sentenza quindi non dovrebbe arrivare prima di dicembre. E di politica si è parlato anche questa mattina in Beyond Gang, in diretta su Telebari e Radio Bari. Ospite l'ingegner Domenico Di Paola, fondatore del Movimento l'Impegno Civile per Bari. Un'occasione per commentare il difficile scenario nazionale, ma anche per parlare della sua possibile candidatura alle amministrative del 2014. Sentiamo uno stralcio della puntata. Temo che la questione sia molto profonda e che questo sia l'esito di una stagione di contrasti anche di carattere personale, di veleni, che naturalmente è la prima questione da affrontare. Io ho letto
un articolo, non discuto sulla posizione di Berlusconi, non discuto su coloro che chiedono, come dire, che sia fatta giustizia come con tutti gli altri cittadini, però devo dire che leggere su un grande giornale internazionale come l'International Herald Tribune un senatore, credo, un deputato del PD importante, che fa parte, credo, della giunta per le, diciamo, per le autorizzazioni, dichiarare che mi viene da ridere a pensare che Berlusconi possa ripulire i canali di Venezia, cose che fanno tanti altri condannati per reati meno gravi di quelli che ha commessi lui, mi sembra francamente veramente un eccesso mentale. Perché ho deciso di intraprendere questa strada? Io ho sempre detto, e ho detto anche a chi aveva in mano questa decisione, che di fronte alle varie prospettive io avrei desiderato, la mia prima opzione era quella di continuare nel mio compito, nel compito al quale attendevo, che sta dando ancora oggi, come dire, i suoi risultati, ha i suoi progetti da realizzare. Senza polemica, a dire la verità, non è stata questa la decisione che è stata assunta. Parliamo di aeroporti di Puglia, sì, chiaramente. È stata questa, e dopo, in 6 mesi, mi sono reso conto che se volevo continuare a dare il mio contributo, come ho fatto in questi 40 anni di lavoro, prima come privato e poi come manager pubblico, alla mia comunità, dovevo impegnarmi di persona. Appello che faccio a tutti, perché non ci si può poi lamentare della classe politica se si delega sempre alla classe politica e se tutti se non si è disponibili ad occupare parte del proprio tempo, anzi gran parte del proprio tempo e tutti i propri interessi, come eventualmente io farò, alla amministrazione pubblica. Voltiamo pagina, c'era di tutto, carcasse di frigoriferi, tubi in plastica, sanitari, vasche in cemento contenente fibre di amianto ed altro materiale considerato altamente inquinante nei 3 fondi agricoli alla periferia di Molfetta, adibiti a discarica abusiva, sequestrati dalla Guardia di Finanza. L'area è stata sottoposta a sequestro, il proprietario del fondo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Pesci rossi e numerose tartarughe sia comuni che protette, quanto gli uomini del Corpo Forestale dello Stato di Bari hanno rinvenuto nello stagno di un cortile condominiale nel quartiere San Paolo. La pozza d'acqua di 20 metri quadri è stata trovata nel corso dell'attività di controllo del territorio con la collaborazione del Comitato Nuovo San Paolo. Gli animali erano probabilmente stati abbandonati da cittadini che non riuscivano più a gestirli. La tartaruga dalle guance rosse è un esemplare esotico protetto perché in via d'estinzione, nonché portatore di salmonella, quindi inadatto a restare nelle condizioni in cui è stato recuperato. Giornata di benvenuto per le matricole del Politecnico di Bari questa mattina in un'aula magna che ha fatto registrare il tutto esaurito. Il servizio di Cristina Ferrigni. Un augurio particolare per il vostro miglior successo. Studiate, datevi da fare, perché l'avvenire nonostante tutto è vostro, come diciamo i Rolling Stones, il tempo è dalla vostra parte. Grazie. Un simpatico e singolare in bocca al lupo e una stretta di mano rassicurante per accogliere nuovi iscritti al Politecnico di Bari, numero 1 in Italia per le più elevate performance nella ricerca scientifica. Così il neorettore Eugenio Di Sciascio, insieme con il rettore uscente Nicola Costantino e i direttori di dipartimento, hanno rotto il ghiaccio con le matricole che stamani hanno riempito l'aula magna del Politecnico nella giornata di saluto prima dell'inizio delle lezioni in programma il 1° ottobre. Tante le sfide che l'università è pronta ad affrontare per il nuovo anno accademico, come spiega il professor Di Sciascio. Le sfide sono diverse e molteplici. Le prime sono riprendere il testimone lasciato dal professor Costantino e quindi continuare a portare sempre più avanti il Politecnico di Bari, primis nella ricerca, perché come ho avuto modo di dire non c'è buona didattica senza buona ricerca, mantenere nonostante le ristrettezze e i tagli che continuano a susseguirsi un bilancio in equilibrio e dare soddisfazione soprattutto ai nostri giovani. Ma oggi è stata anche l'occasione per il saluto del rettore uscente Nicola Costantino, che in 4 anni di mandato ha tenuto alto il nome del Politecnico nonostante le difficoltà nel reperire le risorse per lo studio e la ricerca.
con grossi sacrifici ne siamo usciti bene. Noi siamo tra i pochissimi atenei del sud e tra i pochi atenei a livello nazionale a essere considerati virtuosi secondo i parametri ministeriani, e abbiamo il bilancio in perfetto equilibrio. Bari sarà più verde, 329 alberi e arbusti verranno piantati in diverse zone della città, è quanto ha comunicato oggi Palazzo di Città, pubblicando un piano che ridarà colore e ossigeno ai quartieri di Bari. L'operazione è costata 160.000 euro di fondi del bilancio 2012. I lavori inizieranno a novembre. Ed ora un'informazione di servizio. L'ANTAB informa che a seguito dei lavori da eseguire su Viale Europa, angolo via Bruno Buozzi, a partire da domani 1 ottobre 2013 e sino al 24 ottobre 2013, le fermate collocate sia in andata che al ritorno in Viale Europa, in prossimità dell'intersezione con via Bruno Buozzi, sono soppresse. Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Pioggia e schiarite, temperature comprese tra 16 e 24 gradi, venti moderati, mare poco mosso. In chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it, radiobari.net e info@ilsegnodizorro.it. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, più tardi con l'informazione di Telebari.